Buona domenica, ben ritrovati con l'Abruzzo del Pallone, la domenica calcistica di TV6 che vi ha tenuto compagnia fino praticamente a un'ora fa, quando abbiamo terminato di vedere la gara del Teramo, che ha perso in maniera nettissima sul campo del Pordenone 4-0. Prima vi avevamo raccontato le partite di Serie D che oggi prevedevano un derby tutto abruzzese, quello tra Pineto e Giulianova. L'ha vinto il Pineto 3-1, sconfitta in casa della Vastese contro il Cesena, che chiude il campionato, ma lo fa non senza tantissime polemiche arbitrali per i due calci di rigore assegnati alla formazione bianconera di Angelini. E poi avremo un angolo Moviola, perché insomma anche Paolo Renzetti, che oggi ci ha raccontato la partita, ci ha detto che soprattutto il secondo era clamorosamente da non assegnare, nel senso che il fallo magari c'è ma è al di fuori dell'area di rigore. Parleremo di questo, di tanti argomenti. Bella vittoria del Francavilla a Sant'Arcangelo, pesantissima la vittoria dell'Avezzano sul campo della Savignanese. Lo faremo con i nostri ospiti, proiettandoci, e tra un po' capirete perché, anche al prossimo futuro. Saluto e ringrazio, ritrovo con piacere Aldo Fattore. Ciao Aldo. Ciao Iacopo, grazie per l'invito. Grazie a te. E poi dicevamo, ci proietteremo al futuro, perché come abbiamo detto la settimana scorsa, noi gli avevamo fatto i complimenti a lui e alla sua squadra, che tra poco capirete di che squadra si tratta, perché li abbiamo riaccolti nel campionato di Serie D. Ci fa particolarmente piacere il Chieti, parlo del Chieti che la settimana scorsa ha vinto il campionato. Allora diamo la buona serata al tecnico dei Neroverdi, Alessandro Lucarelli, ben ritrovato mister. Buonasera, grazie per l'invito. Complimenti. È un grande piacere avere Lucarelli vicino. Non dimentico che ha preso il Chieti 9 punti dietro. Vero. E l'ha portata, gli ha dato tranquillità e ha portato la squadra a vice campionato. Assolutamente. E spero che sia l'inizio finalmente di un periodo molto positivo per il Chieti Calcio. Noi aspettavamo il Chieti che tornasse insomma in una categoria che non è ancora la sua, ma più consona alla storia di questa società, così come l'anno scorso avevamo riaccolto con molto piacere il Giulianova. Se le grandi piazze tornano, magari fanno anche solo di passaggio in Serie D, noi ci fa piacere raccontarle, perché sono valori importanti del nostro territorio. Poi mister, vedremo anche la festa che c'è stata per te, in particolare sei stato portato in trionfo dalla squadra, dal pubblico di Chieti, siamo particolarmente lieti. Roberta Di Sante, ciao Roberta. Ciao Jacopo, ciao a tutti. Tra l'altro il Chieti è una delle prime squadre insieme al mio Morro d'Oro e al Pineto che ho seguito quando iniziai qualche anno fa. Oggi mister Lucarelli era vicino a te, non so se però era sulle tribune di Pineto per questo Pineto Giulianova. Non l'ho visto allo stadio, sono sincera, forse perché c'era troppa, oggi c'erano tanti addetti ai lavori, tanti. Vabbè, chiaro, la partita era... Tra l'altro non si giocava in eccellenza e promozione, per cui... È ovvio. Vediamo i risultati, partendo dalla Serie A, dove il Napoli sta vincendo, se non erro, 2-0 contro il Chievo Verona. Sì, Koulibaly e Milik, i gol della formazione di Carlo Ancelotti. Questi risultati che sono arrivati nel pomeriggio. Il derby della Lanterna l'ha vinto la Sampdoria 2-0. Genoa peraltro ridotto in 10, Sassuolo Parma 0-0, Fiorentina Bologna 0-0, stasera c'è Frosinone Inter alle 20:30, domani sera c'è Atalanta Empoli. Vediamo la Serie B, perché oggi c'erano gare importanti, una soprattutto che riguardava il Pescara ed è quella tra Spezia e Ascoli. L'Ascoli sul doppio vantaggio si è fatta rimontare e sorpassare dallo Spezia, che ha vinto 3-2. Alle 21 c'è Benevento-Palermo, sfida di alta classifica, e poi c'è Livorno-Brescia domani sera alle 21, nella giornata che ha visto l'apertura con Pescara-Perugia terminata 1-1 e che ha visto anche il Verona riposare. Vediamo anche la classifica, come cambia. Ricordiamo che insomma lunedì di Pasquetta il Pescara va a Carpi contro il Carpi, che ieri è stato battuto da Lecce. Brescia e Lecce 57 punti, Palermo 53, Benevento 50, Pescara 49, Verona 48, Spezia 46, Cittadella e Perugia 45, Cremonese 39 con un Ascoli e Cosenza, 38 per la Salernitana, 34 per il Crotone, 33 per il Venezia, 30 per Livorno e Foggia, 25 per Carpi e Padova. Vediamo la Serie C, girone B, ovviamente oggi 35esima giornata, Triestina-Fermana 3-0, e questo, comunque vadano le cose, non permette al Pordenone di festeggiare matematicamente la promozione in Serie B.
Monza Rimini 3-0, Pordenone Teramo 4-0 nei primi 30 minuti, due rigori falliti, uno per parte. San Benedettese Albino Leffe 3-0, Ternana sul Tirolo 1-1, Vicenza Gubbio 2-2, Vispesa Rofano 1-0. Questa sera tre concorrenti per la salvezza del Teramo, due giocano in scontro diretto, Renate Giana alle 20:30 sul campo del Renate, e poi c'è la Virtus Vecon Verona che affronta in casa il Ravenna. Domani sera c'è la Feralbi Salò che gioca in casa dei Limolesi alle 20:45. Vediamo la classifica rapidissimamente, poi avremo modo, appena pronto il servizio, di parlarne approfonditamente. 68 punti per il Pordenone, 61 per la Triestina, 58 per la Feralpi, che però deve ancora giocare, 55 per il Sudtirolo, 54 per i Molese e Monza, 50 punti per il Ravenna, 46 per la Fermana, 44 per Vicenza e San Benedettese, 40 punti per Vispesa e Gubbio, 39 per Ternana e Teramo, 37 ci sono tre squadre, Giana, Virtus Verona e Albino Leffe. Giana e Virtus Verona devono giocare questa sera, così come il Renate che di punti ne ha 35, chiudono la classifica Fano e Rimini. Vediamo la Serie D adesso, girone F, quando mancano 270 minuti al termine della stagione regolare. Campobasso Castelfidardo 3-4, Forlì San Giustese 1-0, Isernia Agnonese 2-2, Isina Sammorese 1-0, Montegiorgio Notaresco 1-1, come detto Pineto Giulianova 3-1, Recanatese Materica 1-0, Sant'Arcangelo Francavilla 2-3, Savignanese Avezzano 0-1, Vastese Cesena 1-2. Classifica quando, come detto, mancano tre giornate alla fine della stagione regolare, il Cesena mette praticamente in banca il campionato, 78 punti, 73 per il Matelica, 61 per la Recanatese, 59 per il Pineto, 55 per il Francavilla, 54 per la San Giustese, 53 per il Notaresco, 49 per la Jesina, 47 per Savignanese e Montegiorgio, 43 punti per Campobasso e Sammorese, 41 punti per la Vastese, 37 per il Giulianova, 36 per Avezzano e Forlì, 34 per l'Isernia, 33 punti per il Sant'Arcangelo, 32 per l'Agnonese. Chiude il Castelfidardo che probabilmente è tenuto in vita solo, sportivamente parlando, sia chiaro, dalla matematica, a 24 punti. Mi sono dimenticato però di salutare in redazione, perché è indaffarato, ma vi ha raccontato tutto il pomeriggio di calcio il nostro Andrea Costantini. Che tra poco si siederà, eccolo qua che si... Eccolo ciao, qua. Ciao a tutti. Ciao Andrea. Ciao a tutti e buonasera. Ok, perfetto, ci siamo tutti. Allora, prima di partire, chiedo ad Aldo se oramai il campionato può dirsi 5 punti con 3 partite chiuso. Beh certo, e comunque sia, anche quest'anno il Matelica, quando ha avuto l'occasione di riprendere il campionato, l'ha buttato via. Però c'è anche la sensazione che forse sia arrivato un po' col fiato corto. Però sì, è vero, però devo dire che comunque sia, anche oggi si è dimostrato quello che succede nel calcio, che delle volte delle società vengono portate spintaneamente nelle categorie superiori. Perché se è vero come è vero che oggi il Cesena è stato aiutato con un rigore, mi dicono, almeno molto molto generoso, insomma non depone bene. Però prima volevo fare un salto indietro, a proposito del Chieti, visto che io mi auguro l'anno prossimo di questi tempi si possa festeggiare un'altra abruzzese che dovrebbe tornare, il Lanciano. Io auguro, faccio i complimenti a Lanciano che ha vinto il campionato e mi auguro che torni presto nelle categorie in cui merita di stare. Intanto terzo gol del Napoli contro il Chievo, da lontano non riesco a scorgere poi l'autore del gol, forse ancora Koulibaly. Volevo dirti un'altra cosa, dimmi. Tu hai parlato in Serie B di Spezia Ascoli. Sì. Primo tempo perfetto dell'Ascoli. Al 44esimo si è fatto espellere in maniera stupida Ninkovic. Sì. La partita è cambiata perché dopo 2-3 minuti calcio di rigore, anche lì un po' generoso alla Spezia. E dopo, ma hai parlato con Vivarini? Che ti ha detto? Era arrabbiato perché dopo uno fa quel primo tempo così alla grande, dove il 2-0 gli sta anche stretto, due paratissimi di Laman, perde il campionato così è veramente folle. Certo. Però oggi la squadra ha dimostrato, quando gioca da squadra, come dice Vincenzo, ce n'è niente per nessuno. Però purtroppo i giocatori devono mantenere a posto, perché un giocatore è ammonito, non può mandare platealmente, certo, a quel paese l'arbitro. Certo.
Scusa. No, come no, hai fatto benissimo. Mister, che partita è stata Pineto Giulianova? Poi lo chiedo anche a Roberta, perché da Pineto Giulianova partiremo. Inizialmente il Giulianova, andando in vantaggio, ha fatto pensare di poter fare la partita, di riuscire a portare a casa questi tre punti che sarebbero stati importanti per la classifica. In realtà poi il Pineto è venuto fuori perché ho visto una squadra strutturata fisicamente, organizzata, come anche era organizzato il Giulianova, per quello che poi è chiaro che i valori tecnici secondo me erano molto differenti e sono emersi, è uscita fuori tutta la fisicità del Pineto, perché veramente tra difensori, centrocampisti e attacco aveva poi i ricambi, le sostituzioni, una squadra sicuramente più pronta, più organizzata da un punto di vista anche forse societario, si vede che sta maturando proprio tantissimo questa società. Abbiamo sentito al termine della gara, Roberta, Bolzan, intervistato proprio da te, lo abbiamo descritto un po' preoccupato, ma se vediamo la classifica, rapidissimamente io ho anche detto, però veramente non sono un mago della matematica, che diciamo non è che possa ancora dormire sonni tranquilli, però ha tre partite che sulla carta un mese fa sarebbero state complicatissime: Monte Giorgio, Notaresco e Cesena in successione. Però è anche vero che a questo punto del campionato potrebbero essere meno complicate di come potevano essere due mesi fa. Indubbiamente, sicuramente la partita di domenica prossima con il Monte Giorgio, che ormai... Giovedì, è vero, che giovedì con il Monte Giorgio è una partita che magari il Monte Giorgio ormai insomma non ha più da chiedere nulla a questo campionato. Ovviamente, sicuramente la squadra si giocherà la partita, ma le motivazioni di un Giulianova dovrebbero essere sicuramente maggiori a questo punto del campionato rispetto a quelle che possono essere le motivazioni di un Monte Giorgio, insomma, che ha già raggiunto la salvezza ed è appagato, perché comunque non può più raggiungere i playoff. Certo, questo è fuori discussione. Ovviamente peseranno le assenze, perché si aggiunge quella di De Fabritis, poi sì. Ho controllato, invece Del Grosso non era diffidato. Manca solo De Fabritis e Napolano, che ovviamente ha chiuso qui praticamente la sua stagione, ed è un'assenza, sono due assenze molto, molto pesanti. Se si aggiungeva anche quella di Del Grosso, era veramente complicato. Oggi si è sentita parecchio l'assenza di Napolano, perché col mister è andato proprio, ha fatto un'analisi che in linea con quello che ho raccontato oggi pomeriggio a Diretta Stadio, perché all'inizio ci ha quasi illuso il Giulianova con questo avvio abbastanza, poi invece è venuto fuori il Pineto, il secondo tempo praticamente non c'è stata storia e c'è stata una supremazia a centrocampo della squadra di Amaulo importante, che ha fatto notare ancora di più appunto l'assenza appunto di un giocatore come Napolano, capace di dettare i tempi e di far girare bene la squadra. Effettivamente Bolzan era un po' preoccupato, anche se lui ha detto: io ho gli attributi, poi lo sentiremo, per guidare questa squadra, noi abbiamo tutte le carte in regola per potercela fare, va bene le assenze, non ci piangiamo addosso, però insomma andiamo avanti, vogliamo salvarci. Siamo curiosi adesso allora di andarci a vedere il tuo servizio, ricordandovi sempre che potete interagire con noi al 392-7370-60, oppure potete scriverci sotto la diretta Facebook. Nel giorno in cui c'è stato il breakdown di Facebook, e molti, compreso noi, siamo andati in difficoltà. Sì, perché spesso gli aggiornamenti arrivano anche da lì. Pineto Giulianova 3-1, Roberta Di Sante. Il Pineto fa suo il derby contro il Giulianova e consolida il quarto posto. 3-1 il risultato finale al termine dei 96 minuti, con i biancazzurri che rimontano l'iniziale svantaggio per poi legittimare il risultato nella ripresa. Amaulo deve rinunciare allo squalificato Pietrantonio, al suo posto Mazzei in difesa, e lascia Stefano Amadio, reduce dall'influenza, in panchina, tra i pali l'ex Sciba, in mediana Marianeschi, Esposito e Camplone, nel tridente con Tomassini, Ciarcelluti e Fratani. Angelo. Bolzan senza Napolano, squalificato per 4 giornate e di fatto fuori dai giochi, inserisce l'ex Mazzocchetti tra i pali. Difesa a 3 con Fuschi, De Fabritis e Ferrini, con Del Grosso e Antonelli a fare gioco sulle fasce. Torelli agisce dietro le punte, Barlafante e Di Paolo. Partita piuttosto tattica in avvio, con il Giulianova che approccia meglio la gara facendosi preferire. I giallorossi tentano la prima incursione al sesto con Torelli, che entra in area e scarica la conclusione,
battuta dalla difesa. La gara si sblocca al quarto d'ora quando Barlafante riceve palla in area, spalle alla porta, pregevole il controllo, fa per girarsi e viene messo giù da Pepe. Ingenuità del capitano biancazzurro che vale il calcio di rigore in favore del Giulianova. Dal dischetto di Paolo batte Sciba che intuisce ma non ci arriva. La reazione del Pineto al 18esimo, punizione dal limite, traversione basso di Marianeschi che attraversa pericolosamente tutta l'area ma nessuno è pronto alla deviazione vincente. Al 28esimo si concretizza il pareggio biancazzurro, traversone di Della Quercia dalla destra, la difesa si fa sorprendere e Tomassini in scivolata insacca sul secondo palo beffando un non del tutto incolpevole Mazzocchetti per l'1-1. Nella ripresa il Pineto torna in campo più motivato e col passare dei minuti prende in mano il controllo del centrocampo e il pallino del gioco. Dopo neppure un giro di lancette, Ciarcelluti fa partire il traversone per Tomassini che in acrobazia spedisce al lato. È il preludio al sorpasso che si concretizza al 13esimo. Il Giulianova si fa infilare per vie centrali, Tomassini va all'uno contro uno con De Fabritis, protegge la sfera col corpo e infila per la seconda volta Mazzocchetti, ribaltando il risultato e portando il ruolino personale a quota 15. Ora il Pineto è padrone del campo, si fa sentire l'assenza nella zona nevralgica di Napolano per il Giulianova e al 24esimo piove sul bagnato per i giallorossi con De Fabritis che si fa ammonire, era diffidato e salterà la sfida di giovedì contro il Monte Giorgio, mentre rumoreggiano i numerosi tifosi di fede giallorossa giunti al Mariani Pavone. Al 35esimo ancora Pineto che potrebbe colpire in contropiede, ma suo Esposito è efficace la chiusura di Balducci. Break del Giulianova al 37esimo, ma il velenoso diagonale di Di Paolo che sfiora il palo e termina fuori è troppo poco per una compagine che vuole evitare i play-out. Poi solo Pineto al 39esimo, Camplone tenta la rovesciata parata da Mazzocchetti. Ancora emozioni nel finale al 47esimo, conclusione a botta sicura di Massa, entrato a rilevare Fratangelo. L'estremo giallo-rosso si salva con i piedi, ma nulla può al 50esimo quando Ferrini aggancia in area ancora Massa, secondo penalty di giornata. Pepe di potenza dal dischetto fissa il risultato sul definitivo 3-1. Sconfitta pesante che complica non poco il cammino del Giulianova che resta a quota 37 ad un solo punticino di vantaggio dai play-out. Morale alle stelle per il Pineto che torna a vincere anche in casa, consolida la quarta piazza e mette una seria ipoteca sui playoff. Mister Dario Bolza, nel Giulianova aveva iniziato bene questa partita, poi vi siete un po' persi in corso d'opera, soprattutto a centrocampo si è sentita l'assenza di Napolano. Ma sì, credo che abbiamo fatto un buon primo tempo. La mia analisi è che il secondo tempo, quando è venuto a calare un po' la lucidità, la forma fisica, sicuramente lì, come hai detto te giustamente, si è sentita la mancanza di Napolano per la qualità che ha lui nella manovra, nel far girare la squadra. Poi dopo credo che sia venuto fuori, e non è da poco, la qualità, le qualità tecniche e fisiche di una signora squadra come il Pineto. Penso una delle più attrezzate di questo girone, assolutamente. Guarda, io non mi faccio mai prendere la paura, a differenza di quello che può pensare qualcuno qua, io ho gli attributi per allenare questa squadra, per trasmetterle tutta la mia grinta. Io oggi ai ragazzi le ho fatto i complimenti perché secondo me hanno dato tutto quello che avevano. Può darsi che se c'è una possibilità di tirarci fuori è con questo atteggiamento che hanno avuto oggi. Io oggi non ho visto un giocatore che non sia uscito dal campo stremato. Mister, forse nel momento in cui il Giulianova è andato sotto, forse si poteva fare qualcosa di più in avanti, magari optando per un modulo un po' più offensivo? Io? No. Ma può darsi che hai ragione, ma credo che ho finito... Una domanda. No, credo che ho finito la partita con 5 attaccanti, quindi se ne avevo altri ne mettevo altri, ancora mi è rimasto Morra che lo ritengo un esterno, poi il resto tutti gli attaccanti che avevamo erano dentro, compreso Tozzi Borsoi, che era meglio non rischiarlo, quindi infatti è entrato per quello che sono in questo momento le sue condizioni, quindi rispetto la tua
la tua opinione, ma ti posso garantire che tutto quello che avevamo cercato di mettere la squadra il più in modo offensivo possibile. Giovedì ci sarà un'altra partita molto importante, delicata in chiave salvezza. Avrete diverse assenze perché De Fabritis è squalificato, forse anche il capitano. Sì, ora il capitano dobbiamo verificare, De Fabritis sicuramente non ci sarà un'altra tegola in più, ma è così, e quindi non bisogna piangersi addosso, bisogna andare avanti, lavorare a testa bassa e cercare a ogni modo di raggiungere la salvezza, a ogni modo. Direttore generale Roberto Giammarino, una partita importante, vinta in maniera soprattutto legittimata nel secondo tempo, vinta in rimonta con un centrocampo che ha funzionato molto bene, forse invece meno quello del Giulianova. Sì, no, è stata una partita difficile, lo sapevamo, l'approccio alla gara non è stata delle migliori, infatti il primo quarto d'ora abbiamo sofferto, il Giulianova era ben messo in campo e organizzato, e poi penso che dopo il gol del uno pari il Pineto abbia tenuto in mano la partita per tutta la gara, Sciba è rimasto inoperoso, chiaro che noi dovevamo assolutamente vincere per mantenere i playoff vivi, Giulianova chiaramente aveva bisogno dei punti, quindi è stata una partita, anzi per l'importanza dei punti in palio è stata una partita anche bella, perché è giocata aperta da noi e abbiamo cercato, forse l'errore è che non l'abbiamo chiusa prima, abbiamo sprecato molte ripartenze, peccato, però alla fine poi i valori in campo sono usciti e penso che abbiamo vinto meritatamente, un plauso ai ragazzi. Giulianova giocava 3-5-2 e quindi noi dovevamo per forza entrare dalle fasce, quando abbiamo cercato di entrare al centro abbiamo preso le ripartenze, quindi diciamo che lì quella è stata la chiave di volta della partita. Con Marco Cercelluti un po' più sul campo forse questa partita l'avremmo chiusa prima, adesso abbiamo dei ragazzi da recuperare, però penso che l'interpretazione della gara sia stata perfetta, dovevamo cercare di vincere senza rischiare di perderla, ci siamo riusciti, un plauso al mister e a tutti i ragazzi. Questa è una vittoria importantissima anche in chiave playoff, anche perché insomma anche le altre non si fermano e quindi si deciderà forse tutto alla fine. Se l'ho detto in tempi non sospetti, noi avevamo fatto una serie di 4 partite, 10 punti, eravamo sempre lì, quindi vuol dire che gli altri corrono come stiamo correndo noi, però è giusto che sia così, è un campionato difficile, avvincente, lo stiamo interpretando nella maniera giusta, abbiamo fatto veramente delle grandi cose, abbiamo lottato con tutte le squadre alla pari e questo ci dà il merito di crederci fino alla fine. Non è finita, mancano ancora 3 partite difficili perché abbiamo tutti scontri con squadre che devono salvarsi, quindi il Pineto dovrà stare molto attento, però abbiamo messo una buona ipoteca per disputare i playoff. Adesso 3 gare, 3 finali e poi vediamo. 3 gare, 3 finali, ma a questo punto chiedo ad Aldo e poi al mister, il Pineto è forse in un'analisi che prevede la qualità della rosa e il momento a cui ci apprestiamo, è la squadra più in forma? Sembra, ultimamente... Parlo dei playoff ovviamente. Cioè, ultimamente non è che veniva da 3-4 pareggi, oggi ha vinto, ha convinto e diciamo che sta mantenendo i pronostici. Certamente adesso i playoff si presentano in una certa maniera, sai perché dico in una certa maniera? Perché alla luce dei risultati di oggi ci sono 4 squadre, Matelica, Pineto, Recanatese, Pineto e Francavilla. Tutte e 4 potenzialmente hanno i numeri per andare in C, perché vista la crisi che c'è in molte società di Serie C, io sono sicuro che quest'anno ci saranno molti ripescaggi. Molti ripescaggi. Per cui ci sono, è l'unico punto interrogativo è Matelica che non ha campo sportivo all'altezza. Non so Pineto se possa anche col campo fare. Così com'è no. Quindi io dico che comunque sia, sono 4 squadre che se la possono giocare. E tutte e 4 potrebbero ambire al salto di categoria. Dovrebbe andare a giocare a Pescara. Il Pineto sembra almeno al momento quello che ci arriva forse in condizioni fisiche e psichiche ottimali. Questa è una mia impressione.
È dello stesso avviso, mister Rucarelli? Io vedo il Pineto e il Matelica, due squadre, la Recanatese, due squadre molto simili, nel senso che esperienza, struttura, allenatori esperti, e mi danno questa impressione. Il Matelica lo vedo un pochettino più, ha delle individualità maggiori forse, però arriva da questo finale di campionato che lo potrebbe condizionare in maniera mentale e psicologica sicuramente, mentre la Quinta non lo so chi sarà che entrerà nel... Al momento il Francavilla, oggi ha staccato il Notaresco, ha sorpassato la San Giustese, che sembrano due squadre un po' in calo, sia Notaresco che San Giustese. Francavilla, giovedì alla Jesina. Un buon calendario, Francavilla. Giovedì alla Jesina, che ormai insomma, non può fare nulla. Sì, l'organico del Francavilla comunque potrebbe avere quella spensieratezza per poter fare qualcosa di affrontare i playoff in maniera tranquilla, con dei giocatori pure importanti, perché insomma anche il Francavilla ha un organico che secondo me rispecchia la classifica in questo momento. Una domanda per Roberta, ma il Pineto quanti spettatori fa in casa? Ah, sicuramente molto pochi, questa è una delle pecche che diciamo da tanto tempo, forse manca un qualcosa a Pineto, è effettivamente quello, il bacino. È un qualcosa che manca soprattutto perché insomma la società è strutturata, c'è un bell'ambiente, a livello societario purtroppo manca quella radicalità nella comunità di Pineto, che magari è più votata verso uno sport come può essere la pallavolo piuttosto che il calcio, cioè non c'è la tradizione del calcio. Consentimi di dire un'altra cosa sulla questione della forma fisica, perché il Pineto sta ripetendo esattamente lo stesso campionato dell'anno scorso, lo staff tecnico era lo stesso e devo dire, questo insomma va sottolineato, che fa una parte finale di campionato il Pineto riesce ad arrivare con la preparazione impostata da Maurizio Bilanzola, che è il preparatore di Amaulo. È vero che a inizio girone di ritorno sono sempre un po' pesanti, però riescono a fare poi una fase finale, arrivare a questo punto chiave del campionato, che ne hanno sempre di più rispetto alle altre compagini. Roberta, volevo dirti una cosa a proposito del pubblico. Io sono sicuro che se il Pineto dovesse andare in CDC, ma io me lo auguro, giocherà a pescare con tutto il cuore, e sicuramente i pescaresi andranno in parecchi allo stadio, perché non dimentichiamo che Pineto ha un presidente, voi sapete quanto io stimi il presidente, è veramente un presidente che poi è in ottimi rapporti col Pescara, quindi sicuramente oggi Sebastiani giocando era allo stadio anche oggi. Giocando, cioè anche con Pineto Notaresco c'è un rapporto di stima, di collaborazione reciproca che va avanti ormai da anni, ed importante, è Roberto. Fruttuoso. Per chiudere la partita ho visto alcuni messaggi di contestazione a Bolzan e Bartolini. Sì. Io vorrei pregare i tifosi giuliesi di unirsi adesso, di stringersi intorno alla squadra e alla fine contestare, perché in questo momento contestare non vuol dire niente. Ascoltami, Aldo, questa deve una salvare cosa. Io credo. Ti volevo soltanto dire, solo per precisare, che a fine partita comunque i tifosi del Giulianova presenti al Mariani Pavone non hanno contestato la squadra. Però Aldo, io ho capito cosa vuoi dire. Ho visto un messaggio. Però questo ne abbiamo parlato anche oggi, purtroppo. Bisogna anche tenere a mente che è una squadra che nel girone di ritorno ha fatto 9 punti, ha fatto 2 vittorie, 3 pareggi e poi tutte sconfitte. Quindi allora l'amarezza ci può stare. Allora forse l'allenatore non andava esonerato. Ecco, Andrea. Due cose. Una, vi do una notizia scioccante: il Castelfidardo dai miei conti è retrocesso, perché si mette le mani nei capelli, ma giustamente anche io. Il Castelfidardo dai conti che ha fatto è retrocesso. Sì, perché oltre allo sconto diretto con Sant'Arcangelo negativo, anche ipotizzando un arrivo a 3 con l'Agnonese è messa meglio per un solo gol. Vi evito tutti i conti nel dettaglio, però se ci fosse un arrivo a 3, Castelfidardo retrocesso e spareggio per la seconda retrocessione diretta tra Agnonese e Sant'Arcangelo. Data la notizia più scioccante, sul Giulianova un dato ancora più attendibile: intanto i punti del girone di ritorno sono di più, sono 13, ma quel che più sono 13. Fa diciamo più specie è che dal giorno in cui si è aperto il mercato
mercato. La prima partita utile da valutare è Giulianova Pineto della gara d'andata, finita 0-4. Allora, fino al mercato in 15 partite 23 punti per il Giulianova. Dopo il mercato in 19 partite, 4 in più, 14 punti, 9 in meno di quanti fatti in 15 gare prima del mercato. Direi che sono dati incontrovertibili. Assolutamente. Oh, vediamo rapidamente i due episodi da Moviola, Roberta. Vediamo il primo, che poi sono due calci di rigore. Oggi l'arbitro era la signora, signorina? Oddio, non te la ricordi, neanche io. Vabbè, era una signorina. Una bella donna. Okay. Maria Rossi Fasciano. Ok, vabbè. Questo è l'intervento di... Allora, questo è l'intervento di Pepe su Barlafante. Questo c'è, cioè Barlafante che viene servito al limite dell'area. È bravo il ragazzo nel controllo ad anticipare il difensore, si sta girando praticamente, ha ricevuto palla a spalle alla porta, quindi si è girato, bello il controllo. È stato un po' ingenuo Pepe, perché c'erano sia Orlando che Camplone che comunque potevano aiutarlo, invece lo ha agganciato in qualche maniera, cioè il fallo e il calcio di rigore. Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno. Ecco, grazie. Mi ricordo il nome doppio che tra l'altro il Pineto ha omaggiato a fine partita con un bel mazzo di fiori. Questo è un gesto, insomma, che va sottolineato, carino. La classe del presidente. Ok. Poi c'è l'ultimo, il calcio di rigore, che l'altro è nel finale, che arrotonda il punteggio per il Pineto, che già era in vantaggio 2-1, lo fa diventare di fatto 3-1. Tra poco ci arriviamo, sì. Intanto vi chiedo un giudizio su quell'episodio, Aldo e... Il rigore sia il primo che l'altro. Sì, sì. Secondo me c'era entrambi. C'è Massa, vero? È Massa questo? Questo è Massa, esatto, che va, viene servito, va si incunea in aria e poi viene agganciato sul piede destro. Vediamo. Dal difensore Giulianova. Magari lo aggancia forse col ginocchio più che con il piede. È entrato come una ruspa. Sì, forse sì. un po'. No, diciamo sul piede destro di Massa. Sì. Comunque promossa, non lo dico a caso, promossa la signora Maria Sole Ferrieri Caputi, eccetera, Caputi, perché stiamo per vedere. Intanto però dobbiamo fermarci per la pubblicità, perché dopo la pubblicità vediamo. Io stanno arrivando dei messaggi da Vasto e Paolo Lezzetti ci ha raccontato come una cosa. Dopo vediamo Vastese Cesena, pubblicità e poi rientriamo con la partita dell'Aragona. Ma perché è stata sospesa? Eccoci rientrati, seconda parte dell'Abruzzo del pallone, non perdiamo altro tempo. Andiamo all'Aragona di Vasto, partita contestatissima. Il servizio di Paolo Renzetti, Vastese 1, Cesena 2, vediamo. Vittoria di rigore per il Cesena, che sbanca per 2-1 con due tiri dagli 11 metri l'Aragona di Vasto e grazie alla sconfitta del Matelica vede più vicino il traguardo della Serie C. Successo dei bianconeri maturato nella ripresa dopo un primo tempo equilibrato e che si era chiuso al 45esimo con il gol del momentaneo vantaggio abruzzese di Stivaletta. Polemiche roventi al 91esimo in casa abruzzese per il secondo rigore concesso ai romagnoli per un fallo commesso però fuori area. I biancorossi si presentano in campo forti di 3 vittorie consecutive e con la formazione che aveva violato il Fadini, panchina per Leonetti tornato dopo la squalifica. Squadra abruzzese in campo con il 5-3-1-1, romagnoli seguiti da 300 tifosi che rispondono con il 4-3-3, gran pubblico sugli spalti con quasi 1500 spettatori. Prima del via, minuto di raccoglimento in memoria di Silvio Nardecchia, scomparso di recente, fratello del dirigente aragonese Franco. Parte bene la squadra romagnola minacciosa al quarto con Biondini, che in area locale a 2 passi dalla porta di Patania manca il bersaglio grosso. Sin dalle prime battute i bianconeri fanno capire di voler fare la gara, ma i ragazzi del presidente Franco Bolami non stanno a guardare e al decimo è Stivaletta a trovare la deviazione di un giocatore romagnolo in corner. Gara giocata a viso aperto dalle due squadre, con al 17esimo il tocco in area abruzzese di Tortori che manda la palla fuori di poco. Fa più possesso l'11 di Angelini, che però trova quasi tutti gli spazi chiusi dei biancorossi di casa, che si rivela
vedono poi in avanti al 29esimo con Shiba che parte sul filo del fuorigioco andando poi a concludere dall'interno dell'area ospite debolmente fra le braccia di Agliardi. Con il lento trascorrere dei minuti si arriva così nel finale della prima frazione di gioco in cui accade l'incredibile con il retropassaggio scriteriato all'indietro di Munari e con Stivaletta che si avventa sul pallone andando poi a mettere la sfera alle spalle dell'incolpevole Agliardi. Esplode la gioia dei supporters di casa con l'incredulità di quelli romagnoli. Al 47esimo c'è poi un colpo di testa di Benassi sugli sviluppi di un corner ma Patania è attento. Ripresa che si apre al quarto con il pareggio ospite Frascaro di Firenze, vede un fallo in area abruzzese del portiere Patania su Valeri e indica il dischetto. Con Alessandro che non sbaglia per l'1-1 che carica gli ospiti di nuovo pericolosi al settimo con un tiro velenoso di Benassi deviato in angolo dal portiere Vastese. Bianconeri trasformati che continuano ad attaccare e che al 12esimo arrivano ad un passo dal 2-1 con Biondini che in area trova la parata del portiere Patania. Al quarto d'ora Papagni gioca la carta Leonetti per Stivaletta con gli ospiti però padroni del campo che trovano il raddoppio sul rigore che non c'è al 25esimo con il fallo di Palumbo su Tortori che viene fuori area, ma con Frascaro che su indicazione del secondo assistente assegna il tiro dal dischetto e con Alessandro che è ancora una volta implacabile per il 2-1 Cesenate. Si scaldano gli animi in tribuna con qualche oggetto che arriva in campo dalla curva dei tifosi di casa e con la partita che in pratica finisce qui con i romagnoli che congelano il match e che al 91esimo vedono a questo punto la C un po' più vicina. Mister, avete accarezzato il sogno di battere il Cesena, poi questi due rigori hanno cambiato la storia di questa partita, non voglio metterla in difficoltà, però il secondo rigore è sembrato abbastanza dubbio, quantomeno dubbio. O meglio mi soffermerei a quella che è stata la gara sino al primo rigore, sino alla, anche al secondo, se vogliamo, che sono stati intervallati da pochissimi minuti. Il primo tempo abbiamo affrontato sicuramente la squadra più forte del campionato, l'abbiamo messa in difficoltà con il nostro non possesso palla, siamo andati in ripartenza diverse volte, loro hanno sfiorato il gol subito all'inizio con Biondini se non sbaglio, e però poi è stata una partita piuttosto equilibrata con la nostra attenzione, come dicevo prima, nella fase di non possesso, ma non rinunciavamo mai a ripartire e poi siamo riusciti a fare quel gol per quella disattenzione un po' loro difensiva. È stato bravissimo ancora una volta Cristian Stivaletta e di lì in fondo pensavamo di vivere un secondo tempo diverso. Poi ci sono stati questi due calci di rigore che hanno un po' sicuramente spostato gli equilibri, soprattutto sotto il profilo psicologico, perché la nostra è una squadra comunque inesperta rispetto alla loro e anche la gestione di questi momenti è fondamentale. Credo che ai ragazzi gli vada fatto un monumento e per la reazione che hanno avuto, per tutto quello che è andato in campo, al di là degli episodi che non voglio commentare perché non li ho visti io dalla panchina, però c'è stata una reazione, abbiamo avuto diverse occasioni, abbiamo messo la Vastese in grosse difficoltà, dopo il gol che gli avevamo regalato abbiamo avuto una reazione da grande squadra. Questi ragazzi è un anno che stanno facendo delle cose incredibili e si meritano tutto quello che è successo oggi. Angelini, lei ha detto che non vuole commentare gli episodi, però il secondo rigore rivisto alle immagini televisive non c'era, il fallo era stato commesso almeno un metro fuori dall'area. Guardate che io vi capisco. Lei non lo ha visto, no, però. Io non l'ho visto. I suoi ragazzi cosa le hanno detto? Ah, niente, l'ha dato il guardialine, l'arbitro non aveva dato rigore, il guardialine era in linea e ha dato rigore. Noi non potevamo sapere se era dentro, se era fuori. A noi ci è capitato tante volte di rivedere le immagini, anche a Campobasso ci hanno dato un gol per fuorigioco, era due metri dietro. Purtroppo sono cose che capitano, succedono, anche gli arbitri possono sbagliare. Dispiace perché chi subisce queste cose si arrabbia e quindi io non ci posso fare niente, quest'anno purtroppo no, io vi posso garantire che favori arbitrali non ne abbiamo avuti quest'anno. Allora, visto il servizio, l'Avezzano no, non ancora l'abbiamo fatto vedere, ma resta con noi, tra poco lo vediamo. Prima di iniziare il commento della partita, fatemi salutare
perché lo ha citato il nostro Paolo Renzetti all'inizio, fatevi mandare un abbraccio a Franco Nardecchia, che in settimana ha perso il fratello Silvio, e quindi gli mando un abbraccio, gliel'ho già mandato in settimana, davvero un galantuomo di questo calcio, e da parte di tutta la nostra redazione ovviamente la vicinanza a Franco Nardecchia. Adesso altra partita, ufficio indagine. L'arbitro era Emanuele Frascaro di Firenze. Vediamo i due rigori. Di dove? Di Firenze. Di Firenze, va bene. Va bene. Perché ci vedi qualcosa? Di Firenze, che si dice a Firenze? La Lega di... Va bene. La Lega di Serie C. Va bene. Non ho detto niente. Va bene, non hai detto niente. Vediamo il primo... mi sembrava finalmente aver visto un arbitro giusto, invece è stato il peggiore di tutti. Caro amico che ci scrivi da casa, effettivamente anche Paolo Renzetti poco fa in redazione ci ha detto la stessa identica cosa. Primo tempo diretto bene da questo arbitro fiorentino. Vediamo i due rigori che poi hanno di fatto deciso la partita. Questo è il primo. Fallo di Pataria su Valeri. C'è la scivolata. È chiaro che sì, dai, fallo c'è. Questo c'è. Secondo me è un rigore questo... che si può dare. Si può dare. No, ma questo secondo me c'è. Il calcio di rigore mi sembra mister, non lo so. No, è un fallo dentro l'aria di un rigore, di un portiere contro un calciatore. Questo qui secondo me c'è, cioè, come rigore. Questo si può dare, no? Andrea, te che pensi? Sì, il rigore c'è, è un errore di Patania che poteva chiudere lo specchio della porta. La giocata Valeri l'aveva fatta, bisogna dire che in questo caso non si è tuffato. Angelini dice che non hanno avuto favori arbitrali. Valeri si è tuffato nella gara di Forlì, dove c'è stato poi quel finale rovente. Forlì Cesena vinta 1-2 al 95esimo con una simulazione di Valeri. Oggi bisogna dire che Valeri non ha simulato, questo è il fallo subito. Purtroppo è una piccola ingenuità di Patania che non ha frenato il suo intervento a forbice. Anche perché lì non ha neanche tanta porta. La giocata di Valeri era fatta, a quel punto Patania, l'intervento che ha fatto era del tutto ininfluente. Però quello che ha fatto più discutere e che ha quasi creato il match Renzetti-Angelini nella sala stampa dell'Aracona è il secondo episodio, quello che poi porta al rigore del 2-1, fallo su Tortori, che noi abbiamo fatto fermo immagine rallentato, ma hai detto impropriamente rigore. Sì, infatti fallo fuori il calcio di punizione. E infatti rigore Cesena un metro fuori, di facile valutazione, effettivamente di facile valutazione. Nemmeno lo commentiamo questo calcio di rigore, ma vi faccio vedere una cosa. Grazie al nostro Claudio Di Giacomo che ha fatto rallentato, l'ha anche avvicinato, ma vi faccio vedere che cosa ci ha preparato. Per farvi capire poi la mimica sul campo che dice la verità. Allora, fallo. L'arbitro dà il calcio di punizione. Addirittura Biondini mette il pallone. Torniamo un po' indietro, Maurizio. Lo so che ti sto chiedendo un sacrificio, andare su, giù, e non è facile. Allora, state attenti. Allora, l'arbitro guarda il secondo assistente che è Marco Croce di Nocera Inferiore. Prima dà il calcio di punizione. Poi guarda l'assistente e dà il calcio di rigore. Calcio di rigore, sì. Ok, anche se non so se gliel'ha suggerito il guardia. Ma guarda, guardate Biondini, mette il pallone sul punto di battuta, arriva Del Duca. Non solo, guarda adesso, dopo che Biondini si gira verso il giocatore del basso, aspetta, come sì, a dire, guarda che l'arbitro, guarda, che ci devo fare io, l'arbitro l'ha dato. E infatti il giocatore della Vastese dice, lo chiede a me. E aveva proprio piazzato il pallone sul punto di battuta. Questo per farvi capire come la mimica poi dei giocatori in campo restituisce forse la lettura più completa, più veritiera di un episodio grave, perché insomma era veramente, come ha scritto il nostro telespettatore da casa, di facile lettura. La Vastese protesta, ma non ci sarà niente da fare, poi arriva il calcio di rigore. Molti dicono, vabbè, ecco, questo è un tipico messaggio, vergognoso, deve salire, basta, molti sono assegnati l'idea. Adesso, però, guarda che situazione, facciamo dietrologia. Ammettiamo che oggi la Vastese si stesse giocando la permanenza
Vuoi la mia? Quel rigore non lo dà. Rigore Non lo deve assolutamente dare. Io ti dico che secondo me, sarò anche uno che dice di non fare, l'ho detto poco fa, dietrologia, ma forse a volte lo fa. Se la Vastese si sta giocando la salvezza, quel rigore non lo dà, mister? Sì, no, volevo dire che poi, a meno che non hanno cambiato il segno convenzionale, il guardalinea in realtà, l'assistente, non fa nessun segno convenzionale all'arbitro che vede il rigore. Quindi a un certo punto è proprio l'arbitro che decide, secondo me, sì, perché il guardalinea sta andando a prendere posizione per mettere la barriera, cioè per mettersi in linea su un'eventuale barriera, perché come vedete non fa un segno convenzionale in questo momento il guardalinea, non dice niente, poi l'arbitro e poi va lì. Quindi, no, l'ha visto molto dentro l'area, non c'è. No, l'arbitro si indirizza lì e poi lui va lì, però non dà un segno convenzionale per dire è rigore perché è dentro l'area. A me mi è capitato questa cosa 2 anni fa in Sicilia, semifinali di Coppa Italia, Paterno-Troina. Noi prendiamo un rigore al 90esimo, vincevamo 1-0 e il Paterno sarebbe andato in Serie D. Noi saremmo andati in Serie D 2 anni fa con il Paterno tramite la semifinale di Coppa Italia, raggiungendo la finale. L'arbitro dà la punizione al limite dell'area, c'era questo paese a 1500 metri di altezza in provincia di Enna, noi stavamo lì a fare questa trasferta incredibile, il guardalinee sommerso dai giocatori, dirigenti, tifosi, l'arbitro aveva messo la palla al limite dell'area, prende la palla, dopo questa contestazione la mette sul dischetto, pareggio 1-1 e noi andiamo, non andiamo in Serie D con il Paterno addirittura. Sì. Mi è sembrato di vedere la stessa cosa, dove a un certo punto dice l'arbitro prima dice una cosa, poi ne fa subito un'altra, e sinceramente questo è molto grave. È vero quello che dice Lucarelli, perché anch'io volevo far notare che l'assistente non fa niente e poi non mi sembra neanche si sgoli per dire all'arbitro guarda che è dentro. A me sembra che proprio l'arbitro cambi idea, guardate qui, l'assistente non fa niente, non dice niente. E poi quando l'arbitro dà il rigore l'assistente corre verso la linea di fondo, però non fa nessun segnale e neanche si sgola. Quindi non saprei, non so se la ricostruzione del fatto che sia stato l'assistente a dare il rigore sia corretta. A giudicare così non poteva. L'assistente non è in linea quando peraltro non è in linea. Quindi è spostato sulla linea dei difensori, quindi non è in linea, non può decidere lui. Meglio così, meglio che vada in Serie C. Sì, tu hai detto una cosa che in molti pensano. Oh, facciamo una piccola parentesi adesso, poi riprenderemo con la Serie C e la Serie D. Però, mister, ti faccio vedere un po' di immagini, dai, così ti rinfreschiamo un po' la memoria, anche se ancora recente, però una bella memoria. Ti faccio vedere un po' di immagini, dai, immagini della festa del pubblico di Chieti per questo campionato di eccellenza vinto, è stata una cavalcata. Te hai preso la squadra, l'hai condotta con sicurezza la vittoria di questo campionato, sei stato insomma riconosciuto come uno degli artefici anche dalla tifoseria di questo risultato. Ecco, a distanza di una settimana che cosa ti rimane ancora? No, mi rimane che quando sono arrivato l'8 ottobre, che era lo stesso giorno in cui ero arrivato sulla panchina dell'Avezzano, che vinsi pure lì il campionato, c'è questo piccolo aneddoto, arrivai anche a... Quindi se volete vincere il campionato prendete Alessandro Lucarelli l'8 ottobre di qualsiasi anno, perché no, porta la vittoria. Speriamo di no, però devo dire che sono durate 26, ci sono bastate 26 partite, che noi io sono arrivato alla settima e abbiamo vinto il campionato con 2 giornate d'anticipo, eravamo a meno 9, abbiamo chiuso a più 8, quindi sì, danno 17 punti in 26 partite. Adesso una l'abbiamo già persa, la penultima, adesso io ho dato 10 giorni di riposo completo, perché poi in eccellenza è successo che il 7 aprile l'ultima, la penultima, il 25 rigiochiamo l'ultima, sì, con Pasqua, e io ho dato tanti giorni di ferie a questo gruppo di ragazzi che sono stati eccezionali, ma che poi stanno festeggiando insieme a una tifoseria, a una curva clamorosa, che sono stati intelligentissimi, sono stati bravissimi i tifosi della curva, perché quando noi abbiamo avuto delle difficoltà in casa, soprattutto per colpa del terreno di gioco che non ci permetteva di vincere facilmente alcune partite, loro hanno capito, hanno messo davanti l'obiettivo come abbiamo fatto noi e non ci hanno mai fatto mancare assolutamente un aiuto. Ogni volta che abbiamo avuto una piccola difficoltà, poche volte, non ci hanno mai veramente contestato, eccoli lì, ci hanno sempre applaudito anche alle sconfitte, perché noi non abbiamo mai fatto una partita senza metterci tutto.
e li devo ringraziare veramente, anche perché poi nella penultima mi hanno anche omaggiato con dei cori che di solito ultimamente non si sentono per guardati qua. Sì, qui hanno un po' rischiato i giocatori perché insomma il peso non è quello proprio di una volta, quindi un pochettino se la sono rischiata, però veramente una vittoria bellissima, un campionato che non merita Chieti, perché capisco che l'eccellenza, per vincere l'eccellenza per Chieti non è un motivo di vanto, perché Chieti ho capito che vuole fare di più e mi auguro che si possa fare di più. La società si sta organizzando, il presidente, per rafforzare la società, perché piacerebbe, se dovesse rimanere, fare un altro campionato di vertice e provare a vincere anche il prossimo. Tu, Aldo, a Chieti, insomma, hai lavorato, era un'altra categoria, forse più consona alla storia di Chieti, però insomma, diceva mister Lucarelli, è chiaro che vincere l'eccellenza non è l'obiettivo a Chieti, però per arrivarci questi campionati devi vincerli, intanto, e l'anno scorso per esempio non ce l'ha fatta. Intanto pensiamo che vincere è sempre difficile. Bisogna dare merito a mister Lucarelli, che è arrivato in un momento in cui c'era grande contestazione verso la guida tecnica della squadra, è riuscito in pochissimo tempo a calmare le acque, e io seguivo le sue interviste, perché Chieti comunque lo seguo, e onestamente è sempre stato il valore aggiunto a questa squadra. Conosco il pubblico, so quello che può dare il pubblico di Chieti, e colgo l'occasione per salutare, fra gli altri, a parte il presidente e tutti quanti, Massimo Reale, sì, che è tra gli artefici di questa riscossa del Chieti, e spero che questo sia solo il prossimo sia solo un passaggio, perché insomma Chieti merita sempre una Serie C. L'importante è comunque che i tifosi capiscono che la squadra ha sempre bisogno dell'appoggio loro, sempre, sia nella buona che nella cattiva sorte. Comunque complimenti a Lucarelli. Assolutamente, e a tutti i ragazzi, alla società del Chieti che ha centrato la Serie D. Mister, chiaramente poi il primo anno in una nuova categoria, ti chiami Chieti, ti chiami in qualsiasi altro modo, è sempre di apprendistato, perché poi ci si corre il rischio sempre di dire vabbè, ma noi in Serie D vogliamo subito vincere. Bisogna comunque iniziare ad adattarsi ad una nuova realtà. Sì, però il Chieti non è una società, una squadra, una tifoseria che non ha mai fatto la Serie D. Io non voglio avere il braccino corto, sinceramente, nel senso che è vero che il Chieti si ripresenta in un campionato di Serie D, deve rinforzare la società, si deve ristrutturare, deve fare dei ragionamenti seri e non prendere in giro la tifoseria, perché io non lo ammetterei mai questa cosa, quindi non accetterei proclami per poi avere una squadra non all'altezza. Secondo me Chieti, se si struttura, può fare un campionato di vertice, lo può fare, perché ha il blasone, ha la forza, c'è fame di calcio a Chieti, io l'ho percepito, quindi perché non, ok che bisogna stare tranquilli con i proclami, però Chieti comunque io sono convinto che non può fare un campionato solo a salvarsi, certo, perché se Chieti fa un campionato a salvarsi diventa complicato gestire una piazza come Chieti. Perché i tifosi quest'anno sono stati bravi, hanno avuto ragione, ci hanno aiutato, casomai il prossimo anno in D vogliono ancora primeggiare, perché io credo che in D sarebbe la tifoseria più importante. Sì, ma e quindi io sono per... è vero che... però io sinceramente, se dovessi rimanere a Chieti, vorrei una squadra competitiva per poterci provare tranquillamente a lottarmi, cercare di vincere il campionato. Comunque mister, adesso dico una cosa magari che le orecchie dei tifosi chietini non va tanto bene. Dovrebbero cominciare anche a fare un occhiolino alla Pescara Calcio, perché nel campionato interregionale ci sono i fuori quota che sono importanti. Il Pescara c'ha diversi fuori quota interessanti. Allora, rientriamo in... No, guarda che questo è importante, importante, dato che a Pescara c'è un presidente che è contrario a aiutare altre squadre, quindi questo potrebbe essere importante. Vabbè, lì si entra però in una rivalità. Basta con questa rivalità. Sì, dai. Sì, vabbè, però poi. Scusa, Roberto, per le persone... se ti ho levato la parola. Ripeto, lo viene a dire a me, che sono un tifoso di altre serie, altre categorie, però insomma il tifoso ci tiene al suo orticello, benché piccolo, però questo è un discorso, riconosco, un po' di campanilismo. No, volevo dire che prima stavo ricordando i miei inizi, il campionato di Serie D che il Chieti disputò nel 2009, all'epoca c'era Vivarini sulla panchina del Chieti. Andrea fu promosso dopo la partita di Montecchio.
Sì, sì, Real Montecchio, Chieti 1-2. Abbiamo forse anche delle immagini, se Maurizio le trova. Sono sicuramente su YouTube. Sono sicuramente su YouTube, sì, sì. Detto questo, volevo dire che il campionato di Serie D di adesso non è come quello di allora. Il livello si è alzato moltissimo dopo la cancellazione della C2. E sicuramente insomma bisogna fare qualcosa di più, quindi sarà un impatto sicuramente più complicato rispetto a quello che poteva essere l'impatto di qualche anno fa. Certo. Detto questo, una società come Chieti deve puntare l'asticella un pochettino più in alto, se vuole comunque ecco, almeno anche già solo salvarsi, però secondo me non deve essere quello l'obiettivo di partenza. Guarda qua, immagini. Sono le nostre immagini di Real Montecchio Chieti. Peraltro, Andrea, correggimi se sbaglio, te hai molta più memoria di me, io ecco Vincenzo Vivarini che ha fatto più o meno la stessa fine di Alessandro Lucarelli, lanciato per aria. Esatto. Non mi ricordo se in quella stagione c'era ancora il Tolentino che è tornato in Serie D. Dopo dieci anni. Sì, è tornato. C'era in questo, io non è stato promosso. Guarda, francamente non ci metto la mano sul fuoco, può essere che ci fosse, ma non ci metto la mano sul fuoco. Che però sì, Tolentino è tornato in D. Da come mi ricordo, insomma, il Tolentino ai tempi di Chicco davanti, insomma, sono passati un po' di anni, Tolentino. Ha avuto, oltre che Campagnacci, ha avuto Federico Melchiorri, sì, e poi ha avuto un giocatore che sta facendo benissimo quest'anno in Serie A, un grandissimo impatto, Jacoponi del Parma. Questo non me lo ricordavo. Questo giuro lo ignoro. Comunque poi torneremo nell'ultima parte a parlare un po' con mister Lucarelli. Adesso però facciamo una piccola incursione in Serie C. Ci vediamo il servizio della nostra Ania Cantagalli. Pordenone 4, Teramo 0. Servizio. Il Teramo esce sconfitto dal Bottecchia. Netta la sconfitta per 4-0 per mano di un Pordenone probabilmente spronato anche dal successo della Triestina sulla Fermana, che aveva in precedenza avvicinato gli alabardati a soli 4 punti. La partita va nelle mani dei neroverdi già nel primo tempo, con il poker siglato in 36 minuti. Maurizi lascia fuori De Grazia per confermare Sparacello vicino Infantino e con Spinozzi e Armeno nel ruolo di mezzali. Tessari invece sceglie Misurak e Ciurria per sostituire gli squalificati Bombagi e Berrettoni. 6 minuti di gioco e Ciurria sulla destra pesca Zammarini in area che porta subito avanti il Pordenone. 5 minuti più tardi azione in fotocopia. Ciurria sempre dalla destra pesca questa volta Magnaghi che firma il 2-0. I ramarri potrebbero andare sul 3-0 al 24esimo. Pacini infatti atterra Candelloni in area, il direttore di gara assegna senza pensarci troppo il calcio di rigore. Dal dischetto va Burrai, ma Pacini con un piede intercetta il tentativo del centrocampista. Lo stesso Burrai si fa perdonare al 29esimo da calcio di punizione, trovando l'angolino più lontano ed il conseguente 3-0. I titoli di coda arrivano al 36esimo, quando Candellone firma il poker ed il 12esimo gol stagionale. Prima di rientrare negli spogliatoi però Barison placca in area Infantino che finisce a terra. È lo stesso centravanti del Teramo ad andare dal dischetto, ma Bindi indovina le intenzioni dell'attaccante e blocca sul nascere gli eventuali sogni di rimonta del Teramo. Nella ripresa c'è il tempo solo di vedere un tiro dalla distanza di Ventolo ed una girandola di Cambi. La formazione di Maurizi non perdeva in trasferta dallo scorso 12 febbraio, giorno del KO in casa del Fano. Adesso i biancorossi guardano l'impegno di sabato sera contro la Vispesero. Sarà uno scontro diretto ed il primo vero e proprio match ball salvezza. Assolutamente, nel senso che abbiamo giocato, quindi abbiamo perso tempo sicuramente. E abbiamo fatto una partita tra le più, la più brutta sotto la mia gestione, compresa quella dell'andata. C'è poco da commentare, abbiamo fatto una bruttissima figura, abbiamo provato una partita e ne abbiamo con un'altra, niente, purtroppo è così, il campo li mando io, quindi non sono stato così, non sono stato così bravo. Un po' più forte mister, sì, non sono stato poco. Così abile nel fargli capire l'importanza della gara. Era una gara che secondo me potevamo giocare, come abbiamo giocato sempre con tutti, ma invece ci siamo fatti surclassare sia da un punto di vista tecnico, tattico, fisico, mentale. Eravamo blandi le marcature, quindi c'è poco da dire della gara, c'è poco da dire.
Poco da dire di una gara, Andrea, che oggi noi abbiamo visto e che, insomma... Beh, se vogliamo andare per le lunghe, è durata mezz'ora. Sì. Potremmo anche dire che è durata 9 minuti. Sì. Sì. Purtroppo è così, c'è poco... Niente da salvare, tutto da buttare. Sì. Lo ha detto anche Maurizi, bisogna pensare alla gara contro la Vispesaro, è una gara da cancellare, l'unica cosa è che per una squadra che è ancora in ballo per la salvezza non è accettabile una prestazione di questo tipo, urge un'inversione in vista della gara con la Vispesaro e poi saranno anche funzionali i risultati delle gare che stanno iniziando in questo momento a Verona e a Meda, buon che abbia perso il Fano contro la Vispesaro, quindi il Fano resta ben distante, la Vispesaro arriverà a Teramo forse un po' sazia per questa vittoria che profuma di salvezza, 40 punti, quindi insomma soprattutto se il Renate non dovesse fare risultato pieno per la Vispesaro, insomma ci sarebbe una trasferta forse non da affrontare al 100% della concentrazione, però il Teramo deve riscattarsi anche perché poi ha trasferta a Trieste durissima e poi c'è l'ultima con la Ternana che rischia di essere uno scontro diretto, meglio arrivarci a giochi chiusi. Certo, assolutamente. Aldo? Stavo dicendo, fermo restando che sono contento che per il Pordenone, che diciamo che ha messo una seria ipoteca sul campionato, però devo qui anche un'altra bacchettata alla Lega. Tu mi devi dire com'è possibile, no? Far giocare la Triestina alle 2:30 e il Pordenone alle 16:30. Dopo ti faccio una contro domanda. È chiaro che il Pordenone è entrato in campo sapendo che la Triestina ha vinto 3-0, certo. E questo in questo campionato dovrebbe essere almeno a 4-5 metri dalla fine, dovrebbero giocare tutti in contemporanea. Sì, le ultime due mi pare che sono. E invece le ultime due giochi sono stati già fatti. Io ti rispondo con una controdomanda, il Teramo la prossima partita la gioca contro la Vispesaro il sabato pre-pasquale alle 20:30. Penso che ci siamo capiti. Ma infatti per quello io con te... Comunque, oggi noi abbiamo visto la partita, insomma ha detto Andrea niente da salvare, io insomma anche ritengo che una partita è durata 9-10 minuti, niente di più. Vedremo, è chiaro che le questioni societarie l'hanno fatta da padrone in questa settimana, mi arrivano gli spifferi che insomma possano riaprirsi altre porte, vedremo. Mi arrivano spifferi. Non mi dire esoneri. No, che possano riaprirsi altre piste dell'ambito societario. Vedremo. Che Campitelli non ce l'ha, che voglia lasciare. Sì, vabbè, questo io spero che lasci. Perché intanto è iniziata la partita dello Stirpe tra Frosinone e Inter 0-0. Però torniamo alla Serie D, torniamo ai fatti di casa nostra. Andiamoci a vedere l'Avezzano. E l'Avezzano che ha preso 3 punti di platino sul campo della Savignanese, servizio di Andrea Costantini. L'Avezzano espugna Martorano e prosegue la rincorsa salvezza. La squadra marsicana approfitta di una Savignanese probabilmente sazia dopo aver centrato la salvezza con la vittoria nel derby con la San Maurese e centra 3 punti di fondamentale importanza che la portano ad una sola lunghezza dalla zona salvezza. E per la seconda giornata consecutiva resta inviolata la porta di Fanti, un aspetto che massimizza la marcatura di Manari a metà primo tempo. Rispetto alla gara con Risernia, Colavitto inserisce nei primi 11 Pierantozzi in difesa e Di Renzo a centrocampo al posto di Gianfelice e Grazioso, conferma per il tridente Bruni, Manari, Padovani. Nella Savignanese out il bomber Longobardi. Primo tempo di chiara marca biancoverde e già dopo 100 secondi Ferrante da distanza ravvicinata impegna Moscatelli sugli sviluppi di una punizione di Kras. Avvio sprint dell'Avezzano che insiste al sesto azione personale di Mattia Bruni che si esibisce in un cucchiaio ma la traversa dice no al match winner della scorsa partita. Il gol è nell'aria e arriva al 23esimo. Il merito è di Manuel Manari il cui pallonetto non lascia scampo all'estremo di casa Moscatelli, una vera e propria prodezza, la parabola arcuata e velenosa dell'esterno ascolano. Sarà questo il gol partita e che gol! Per la replica della Savignanese bisogna aspettare il 36esimo, ma che brivido per l'Avezzano. Cross di Peruso, toccato da Fanti, palla che arriva a Bandi che si esibisce in una rovesciata botta sicura, salvataggio provvidenziale nei pressi della linea di Ferrante. Poi di nuovo marsicani pericolosissimi dopo 2 minuti e mezzo con una sventola da fuori area di Di Renzo, ma ancora la traversa, la seconda di giornata, dice no ai biancoverdi.
Nella ripresa i ritmi calano un po'. Il tecnico dei romagnoli Farneti inserisce Brigliadori per Guidi, ma al quarto d'ora l'Avezzano di nuovo in ama scoperta con l'ispirato Manari, il quale, servito da Padovani, conclude dal limite, palla debole e centrale. Poco prima della mezz'ora risponde la Savignanese con il cross da calcio d'angolo e Vandi da pochi passi sbaglia e manda di poco a lato. Colavitto avvicenda proprio Manari con Grazioso poco dopo la mezz'ora, poi Dosa dentro al posto di Bruni, l'ultimo brivido a 8 minuti dal 90esimo con Giacobbi che si fa ipnotizzare da Fanti, il quale con una prodezza distinto blinda un successo preziosissimo. Alla fine è festa grande per l'Avezzano che giovedì prossimo inseguirà il tris di vittorie ospitando al Dei Marsi il Campobasso. Oh, il gol bellissimo di Manari, poi Ferrante, le mani di Fanti, Andrea, successo. Sì. Ora, ma ora addirittura fate vedere prima chiedi che Francavilla facete paura, ma vabbè. La fai tonda e non va bene, la fai quadrata e non va. Ma c'è tempo fino alle 21, ma dov'è la fretta di dover vedere? Cioè, allora facciamo vedere i primi 10 minuti di tutti i servizi e poi facciamo un'ora e 20 di nulla. Vabbè, c'è un ospite, poi tra l'altro, su dai, anche vabbè. Qui un po' di campanilismo, quindi. Va bene. Andrea, vengo da te. Intanto che l'hai sono visto. Invidioso di quel pannello che è dietro, che è davvero splendido. mi piaceva e mi piace. Davvero sì. Bello. Hai visto che luci dietro. Non tutti i mali vengono per nuocere. Senti, l'Avezzano ha vinto con merito, ha fatto un gran primo tempo, ha rischiato su quel fuorigioco sbagliato, poi non so, magari se rivediamo, ma non penso sia possibile dire se ci fosse fuorigioco o no. La difesa, i difensori dell'Avezzano hanno protestato, comunque ci ha pensato Fanti con una gran parata alla sua maniera, ancora una volta. Beh, questo è il gol di Manari, è un gol stupendo. Io non so se ci fosse vento, non mi pare. Io come Manari abbia calibrato questo pallonetto, che la palla si è impennata e poi è riscesa e ha fatto tutto col piatto, ha sfidato le leggi della fisica. Se non c'è vento, non so come abbia fatto Manari, che è uno specialista dei calci piazzati, evidentemente tocca la palla in maniera raffinata, perché se rivediamo la palla si impenna tanto e poi riscende. Francamente ha un andamento piuttosto anomalo. Guardate qui, parte questo forse c'è una deviazione. Forse c'è una deviazione. Sì, c'è una deviazione del terzino della Savignanese, adesso ha un po' più di senso, perché altrimenti è una parabola quasi spiegabile. E invece è una deviazione che spiazza l'estremo della Savignanese, deviazione provvidenziale. Però nel primo tempo l'Avezzano ha meritato, ha colpito anche due traverse, ha rischiato solo sull'occasione di Giacobbi. Per la seconda gara consecutiva l'Avezzano non prende gol e quindi riesce a massimizzare la rete in apertura di Bruni contro l'Isernia e oggi di Manari, quindi il fatto di aver blindato la difesa è un aspetto fondamentale anche in vista delle prossime partite. Il Campobasso non è matematicamente salvo, ma quasi. Giovedì viene ad Avezzano, però l'Avezzano non deve curarsi del Campobasso, deve giocare al massimo, cercare di trovare i tre punti, perché la zona salvezza è lì. Peccato che la zona salvezza equivalga al Giulianova, si chiami Giulianova, e quindi se l'Avezzano esce fuori magari entra dentro il Giulianova, a meno di un ricoinvolgimento di una Vastese che però ha 5 punti di vantaggio a 3 giornate dalla fine. Sembra quasi un duello fratricida tra Avezzano e Giulianova, con anche il terzo incomodo che è il Forlì, che ha anche 36 punti. Quindi stiamo a vedere cosa accade. Chiaramente quello che accade in Serie D poi si potrebbe ripercuotere nel campionato di eccellenza, perché se ci dovessero essere più di una retrocessione c'è il rischio anche di una conseguenza a catena nella categoria inferiore. Però noi spieghiamo che si salvino tutte e vediamo come prima va. Possibile vittoria, sì. D'oro, mister, che insomma sei di Avezzano, sì. Era una situazione oggettivamente oggi partita complicata in una situazione ancora più complicata. Sono contento anche per Gianluca Colavitto, sinceramente, sì. Che ha aspettato tanto prima di prendere una panchina, ha preso quella dell'Avezzano. L'importante è che la palla sia entrata, prima si discuteva se deviata o no, però la cosa importante è che la palla sia entrata, che l'Avezzano abbia preso questi tre punti che secondo me possono dare ancora morale e ancora c'è la possibilità di salvarsi in maniera diretta, sia per il Giulianova che per l'Avezzano. Io sono molto rimasto legato all'Avezzano perché insomma
e in Serie D, perché noi vincemmo il campionato, ci sono rimasto un anno. Con telecronaca? Con tele... Sì, esatto. Quella partita. Meno. C'è un legame. Io ricordo. No, allora, devo essere sincero, telecronaca Roberta Di Santi, che quando fu il gol vittoria sul calcio di punizione di Bisegna. Sì, di Bisegna al 94esimo. Ho dovuto cambiare il telefono perché io stavo vedendo in streaming un'esplosione, fece un urlo spaventoso. Sì, sì, no, vabbè, ben ricordi. Vabbè, dai, diciamo che la mia voce è abbastanza squillante, abbasto la partita, abbasto, sì. Però si giocavano il campionato Avezzano e Paterno. Sì, sì, Avezzano. No, no, un bel ricordo sicuramente di quella stagione. E quindi mi auguro veramente che l'Avezzano ce la possa fare, perché anche per Avezzano una Serie D è importante, la società nuova sta facendo comunque dei sacrifici, certo. Il presidente è uno passionale, è un tifosissimo dell'Avezzano, spero che ce la facciano, perché avere tante squadre in Serie D il prossimo anno abruzzesi sarebbe molto molto interessante. Tra l'altro, Jacopo, non so se l'avete sottolineato in precedenza, sì, a inizio trasmissione, ma se guardiamo la classifica, in teoria in questo momento l'Avezzano sarebbe fuori la zona play-out e purtroppo per il Giulianova sarebbe dentro proprio la squadra di Bolzan. Questo anche per dare un'ulteriore misura di quella che è la situazione del Giulianova, cioè con quei tre punti che sono frutto di situazioni di due anni fa, l'Avezzano avrebbe 39 punti, Giulianova sarebbe in zona play-out a quota 37. Quindi questa è un'ulteriore dimensione di quello che sta dicendo ora il campionato. Sì, assolutamente. Roberta, sull'Avezzano, insomma, adesso si pensava, allora, vittoria con il Sant'Arcangelo e le cose vanno a posto, poi a un certo punto arrivano altri due scontri retti e le cose riprecipitano ancora. Adesso, insomma, si rivede un po' la luce, però adesso arriva il campo basso, non si può sbagliare. Assolutamente, questa è la fase finale, mancano tre, questo campionato è avvincentissimo, grazie, ringrazio i tifosi dell'Avezzano che da quel giorno in poi rimarranno sono sempre stati nelle orecchie di avezzanesi, la tua voce. È un bellissimo ricordo anche per me, dai, è un bellissimo ricordo anche per me, è stata una bella emozione commentare quella partita. Tornando al discorso delle ultime tre partite, questo campionato è molto avvincente, sia in testa che in coda, si deciderà tutto alla fine e ovviamente non si può sbagliare, non si può mollare un centimetro. Ultima perché giornata, lo sai qual è di stagione regolare? Avezzano-Pineto. È un'altra delle mie partite. Sì, sì. Ma stessa Avezzano. Sì, perciò quindi bisogna insomma, non ci si può distrarre assolutamente. Con il Campobasso sarà un'altra finale, per cui non bisogna mollare. Assolutamente. Vediamoci la vittoria del Francavilla 3-2 contro il Sant'Arcangelo. Servizio. Una vittoria in rimonta che vale oro per il Francavilla, che prosegue nella lunga scalata che regala a tre giornate dalla fine un posto nei playoff, designando la squadra di Paolo Racchini come una vera e propria mina vagante di un eventuale appendice alla fine della regular season. E dire che davanti c'era un Sant'Arcangelo in palla che giocava in casa e che al 56esimo era sul doppio vantaggio prima del tris giallorosso. La prima emozione della partita equivale anche al vantaggio di casa. Al quinto spacca in uscita a terra De Cerchio, ammonizione per il portiere ospite e calcio di punizione che Falomi trasforma, ma piazzando sul palo coperto dalla barriera. La risposta del Francavilla arriva al quarto d'ora con un gran tiro a giro di Bellanca dal limite dell'area, ma la palla si stampa sulla traversa. La gara che si innervosisce e il gioco si fa spezzettato. Al 31esimo Paolumbo scarica per Baregas, pendente al volo che Ragone respinge. Prova a ripartire il Sant'Arcangelo, ma è attento il Villa ad impedire che tutto ciò accada. Al 40esimo Ragone è ancora provvidenziale, questa volta su Palumbo con una respinta di piede su un fendente del capitano giallorosso. È l'ultima emozione della prima frazione di gioco. Nella ripresa Dos Santos è subito pericoloso dopo 50 secondi, stop di petto e tiro al volo che sfiora la traversa, ma il Sant'Arcangelo trova la forza di raddoppiare all'11esimo. Sugli sviluppi di un corner infatti svetta Falomi e di testa insacca all'angolino. Pronta però la risposta del Villa e al 58esimo la squadra di Racchini accorcia le distanze. Assist di Mancini, arriva la corrente Banegas che al volo piazza sotto la traversa. Preme il piede sull'acceleratore la squadra ospite, ma né Dos Santos né Banegas riescono a pareggiare i conti con due conclusioni da distanza ravvicinata. All'84esimo Mancini sfiora il palo dal limite dell'area di rigore. Quando tutto sembra finito, gli abruzzesi ribalta il risultato. Minuto 88, Dos Santos fa da sponda a Mancini, tiro al volo e parità ristabilita. Passa un minuto e arriva
il gol della vittoria. Palumbo semina il panico in area di rigore, salta tutti e piazza sotto le gambe di Ragone. Finisce dunque 3-2 per il Villa ed è un risultato che permette ai giallorossi di raggiungere la quinta piazza a quota 55 punti, l'ultima che garantisce l'accesso ai playoff, staccando il Notaresco e sorpassando la San Giustese. Adesso per la banda Rachini l'impegno pre-pasquale di giovedì al Valle Anzuca alle fattezze della Jesina, che ormai sembra aver poco altro da chiedere a questo campionato. Paolo Rachini, vittoria sul finale di tempo, due gol, alla fine l'arrembaggio ha portato i suoi frutti. Sì, è stata una partita particolare, nel senso che siamo andati subito sotto dopo 3 minuti su questo rilancio lungo, una lettura anche fatta bene dal mio difensore, però purtroppo c'è stato quel malinteso con il portiere, abbiamo subito gol e niente, poi secondo me è stata una partita dove la mia squadra, io penso che abbia creato 15 palle gol, sembrava una partita stregata, poi inizio secondo tempo è arrivato il 2-0 sul calcio d'angolo e da lì sembrava una partita chiusa, però devo dire che c'è stata una reazione veramente importante della mia squadra, si è messa lì, ha fatto gol 2-1 e ci ha creduto fino al 97esimo e giustamente secondo me ha vinto. È stata, possiamo dire, una grande prova di carattere, perché questo Francavilla, come stavi dicendo, ha provato tante volte, non ci riusciva, poi però invece ci ha creduto fino alla fine, segno che questa squadra ha carattere e voglia di stare nei playoff. Sicuramente, lo ha dimostrato oggi, perché comunque sul 2-1 dopo tutte quelle occasioni comunque succedeva sempre qualcosina lì davanti alla porta che la palla non entrava, sembrava quasi stregata, però poi siamo stati bravi, abbiamo fatto il 2-2 e nonostante il 2-2 non siamo accontentati e siamo andati alla ricerca anche del terzo gol che secondo me giustamente abbiamo fatto e ci ha portato a questa vittoria importante. Oh, le partite del Francavilla ultimamente sono piene di gol, 3-3 la settimana scorsa, 2-3 oggi, ma Aldo, chiedo a te, a questo punto anche il Francavilla è una mina vagante e te l'aspettavi una rincorsa così prepotente di questa squadra? Il Francavilla fin dall'inizio va una squadra, si sapeva, competitiva, che puntava ai playoff. Oggi è stata una vittoria di inestimabile valore, adesso assolutamente queste ultime 3 partite deve fare il pieno per assicurare, perché oltretutto, come dicevo all'inizio, quest'anno i playoff possono essere vinti sia dal Pineto al Francavilla, da Reganatese e Matera, e tutte e quattro hanno delle società alle spalle abbastanza importanti, per cui sognare è lecito. Allora, anche se onestamente non mi ha mai entusiasmato come gioco, però intanto c'è il vantaggio dell'Inter a Frosinone per la gioia di cronaca. Scusa, ma era cronaca. Finché non vi levate i bubone. Lì. Non c'entro nulla. Va bene. Te l'ha detto proprio. Mi limito a ribadire. Io, dato che non tifo né per la Juventus, certo, né per l'Inter, però c'è un bubone lì in mezzo. Okay. Vedete che dovete fare. Il tumore va estirpato. Ok, ultima, poi vedremo anche il servizio del notaresco. Però le ultime 3 partite, dicevamo prima, Francavilla, Roberta, e poi chiedo anche a Mister, ha 3 impegni tutto sommato abbordabili, perché va, gioca in casa con la Jesina, poi va ad Isernia, che forse è la partita più rognosa, esatto, e poi chiude con la Savignanese. 9 punti. Stavo guardando proprio quello, stavo guardando sulla schermata del telefonino, stavo controllando un attimino quali erano le ultime 3 partite del Francavilla, proprio per vedere questa cosa, ed effettivamente sono 2 impegni abbordabili, perché comunque sia la Savignanese che la Jesina ormai non hanno più nulla da chiedere alla stagione che hanno fatto, per cui ecco, la partita più insidiosa potrebbe essere appunto quella di Isernia, con l'Isernia che è ancora in lotta per evitare in qualche maniera i play-out, speriamo insomma per le abruzzesi che non sia così, magari da una mano alla Vezzana e al Giulianova. Certo. Chiedono ad Andrea, ti chiedono se il Chieti, poi lo chiediamo anche al mister Lucarelli, deve cambiare tanto in Serie D secondo te, cioè se c'è uno scarto molto grande tra l'eccellenza e la Serie D. Lo scarto c'è, mi ricordo il Pineto 3 anni fa quando salì, partì con una squadra che era simile a quella che aveva vinto i playoff e poi però dovette fare
un cambio totale in corso d'opera, fu un cantiere. Quindi sì, io penso che il Chieti debba cambiare un bel po', quasi stravolgere la squadra per essere competitivo. Se poi si pensa a un Chieti, ma Lucarelli lo abbiamo ascoltato e non è per questa teoria, a una squadra che viene ripresentata con più o meno questi giocatori, si farà un campionato di sofferenza. Non so se ci si riuscirà a salvare, ma sarà un campionato di grande sofferenza. Penso che una piazza come Chieti, anche volendo ammettere una stagione interlocutoria di preparazione ad altre più ambiziose, ma possa e debba permettersi qualcosa di più che una squadra che si debba salvare all'ultima giornata. Quindi la risposta è sì, sarebbe il caso di cambiare tanto questo organico. Sulla Jesina è salva, tutto quello che volete, però ha perso una sola partita nelle ultime 12 e non sta regalando nulla a nessuno. Assolutamente. Ad 8 ci vogliono i soldi. Questo è. Mister, anche secondo te, insomma, va rinnovata profondamente questa squadra? Io mi ricordo che ad Avezzano vincemmo il campionato e lasciammo quasi tutta la squadra. Facemmo una scelta ben precisa di spendere poco, di puntare su ragazzi che erano esordienti in Serie D. Prendemmo giusto qualche giocatore importante, ma non importante, anche di prospettiva, come Di Massimo, che poi fu esploso in quei due mesi e andò alla Juventus. Poi, insomma, adesso sta nei professionisti. Però ci fu una scelta, l'Avezzano erano 20 anni, credo che non andava in Serie D, quindi c'era entusiasmo già solo per essere arrivati in Serie D. Certo. Chieti è una realtà, secondo me, un pochettino differente e forse potrebbe non accontentarsi di fare una squadra. Poi io parlo da ancora il campionato deve finire, però insomma mi sono reso conto che Chieti ha bisogno di altro per riportare gente allo stadio e di fare un campionato importante. Assolutamente. Oh, per chi ci scriveva, no, ma Pinedo, Francavilla sono solo soldi persi, chiedetelo a quelli di Pordenone. Vero Aldo? Non sono mai soldi persi, non perché sono, poi sono. Quando si arriva a determinati risultati. L'importante, ecco, comunque sia la dimostrazione: a Pinedo c'è una grossa presidenza, a Francavilla c'è una grossa presidenza. Sì. La voglia che si gira. E Chieti in questo momento c'ha una presidenza ancora non grossa, nel senso che non mi risulta che ci abbiano molti. Molte risorse, quindi deve trovare le risorse per fare una squadra a vincere come merita la piazza di Chieti. Vantaggio della Giana su Renate. Andiamo adesso a Monte San Giusto, dove gioca il Monte Giorgio. Monte Giorgio, Notaresco 1-1, vediamo. La gara tra Monte Giorgio e Notaresco termina in parità, un risultato che non permette agli abruzzesi di riagganciare ai play-off. Per il Monte Giorgio invece un'altra buona gara in questo finale di campionato. Primo tempo brutto, con poche azioni degne di nota, ripresa più divertente dove arrivano anche i gol. I primi a farsi vedere sono i padroni di casa, che al sesto vanno vicini al vantaggio. Punizione dal limite di Umiccioli, che colpisce in pieno la traversa col pallone che finisce poi sul fondo. Al dodicesimo risponde il Notaresco con Moretti, il tiro è centrale e facile per Menegatti. Al venticinquesimo punizione di Umiccioli che ci riprova, ma Monti si distende e para senza problemi. Al trentaseiesimo grossa occasione per il Notaresco, errore di Biasola in disimpegno che in pratica consegna la palla a Candellori, il quale calcia di prima intenzione, ma Menegatti vola a deviare. È in pratica questa l'ultima emozione del primo tempo. Nella ripresa si assiste a un gioco molto diverso. Già dopo pochi secondi, grande azione di Di Stefano per il Notaresco sull'auto destro, cross in mezzo con Bontà che viene anticipato in corner. Al terzo, punizione di Albanesi. Marchionni gira verso la porta, miracolo di Monti, poi Salvatori salva sul possibile tap-in di Terrenzio in area piccola. Al decimo il risultato si sblocca. Cross dalla destra scatenato di Stefano, Menegatti non trattiene, poi Minella calcia, Biasol rinvia sulla faccia del compagno Vecchione che fa autogol. Neanche il tempo di esultare che arriva il pareggio dei padroni di casa, azione insistita nel Monte Giorgio, ci prova Mariani, palla ribattuta, poi Nasic ci ribadisce dentro. Al 27esimo rapido scambio Candellori-Bontà che gira dentro, Minella tira verso la porta ma non inquadra lo specchio. Al 29esimo Ruci arriva a tu per tu con Menegatti che gli sbarra la strada. Al 34esimo il gioco si interrompe, infortunio muscolare all'arbitro che dopo 6 minuti si riprende grazie alle cure del massaggiatore. L'ultima emozione dell'incontro è al 41esimo con una conclusione di Ciarmela parata senza problemi. Tutto sì, un pareggio secondo me buono, abbiamo fatto una buona partita,
e la squadra sta continuando quel grande campionato che quest'anno ha fatto. Devo dire che i ragazzi hanno fatto una stagione eccezionale, secondo me da ricordare. Per la prima volta in Serie D questa squadra ha dimostrato che se l'è giocata sempre al pari con tutti, si è salvata con 4 giornate d'anticipo e i ragazzi sono stati veramente bravi. Quindi la partita è stata una buona partita, in cui il primo tempo potevamo fare forse qualcosa in più in fase di ripartenza, però alla fine è un risultato tutto sommato giusto. La stagione è stata piena di difficoltà, non per ultima l'assenza di Sbarbati circa un mese e mezzo fa, che ci ha lasciato un po' in difficoltà. E quindi in mezzo a tutte queste difficoltà io devo dire che la stagione dei ragazzi è stata fantastica. Sì, su un campo difficile, perché il Monte Giorgio ha dimostrato strada facendo di essere una squadra attrezzata, una squadra organizzata, e ha dato filo da torcere a parecchie squadre e ha conquistato una salvezza, cosa che il giro d'andata sembrava un po' difficile, invece con grosso merito è riuscito a raggiungerla prima della fine del campionato. Quindi per noi era una partita importante, perché ci poteva dare lo spunto, la ripartenza per poter riprendere la corsa per i playoff. Un pareggio alla fine credo sostanzialmente giusto per quello che si è visto in campo, ci tiene ancora in corsa, però sicuramente bisogna fare qualcosa in più per poter ambire al 100% per raggiungere questo obiettivo. Roberta, credi un po' che il Notaresco in queste ultime partite sia in fase calante, abbia, non dico tirato i remi in barca perché non è così, però che forse ci creda sempre di meno alla qualificazione playoff? Non so se te sei d'accordo. Allora, diciamo innanzitutto che effettivamente non era l'obiettivo di inizio stagione del Notaresco quello di andare a fare i playoff, anche se poi dopo, giustamente trovandotici, è normale che provi a rimanerci all'interno della griglia. Però effettivamente, come dicevo anche domenica scorsa, il Notaresco nelle ultime gare è un po' calato, più che altro non è tanto una questione fisica quanto piuttosto una questione di carattere mentale. Sì, sì. Quindi un pochettino sì. Vediamo il gol che non riusciamo neanche a dare a Minella, perché manca il sottofondo musicale di Mai Dire Gol, Andrea, però insomma c'è questo cross a destra. Autogol sì, senza mezzi termini. No, però è bellissimo perché boom, boom, gol. Insomma, cioè è un colpo di testa del difensore. È un colpo di spalla. È un colpo di spalla. Sì, di spalla, effettivamente. Aldo, giovedì con ogni probabilità sarai sulle tribune del Savini. Per mi piacerebbe andare a vedere Cesena e Notaresco, anche perché comunque sì. Anzi, no, sulle tribune del Savini, no, si gioca al Bonolis. A te, a Bonolis. Ah, si gioca no, a te, io sì. Onestamente devo dire questo. No, arrivi o non arrivi ai playoff, è la squadra che ha espresso in assoluto il miglior gioco di tutto il girone. Bello. Su questo penso che nessuno mi possa smentire. Assolutamente. Delle partite fatte in maniera spettacolare. No, questo, i miei complimenti e i meriti a Cudini ovviamente vanno fatti, ai ragazzi altrettanto. Fin quando è stato effettivamente in palla ha già offerto un ottimo calcio, non si può dire altrimenti, anzi siamo rimasti strabiliati anche noi, non perché non credessimo nelle qualità dei ragazzi o nelle qualità di Cudini, ma perché effettivamente, insomma, non essendoci grandissimi nomi, ma siamo rimasti un po' così, perché non ci aspettavamo magari che potessero esprimere un gioco così insomma così bello. Vediamo il prossimo turno. Mi sembra invece sarai ad Avezzano, vero? Sì. Vedere non ci alleniamo ancora, quindi noi siamo proprio in vacanza. Che partita! Avezzano Campobasso, Castelfidardo Vastese, Forlì Sant'Arcangelo, Francavilla Jesina, Giuliano Montegiorgio, Matelica Savignanese, Agnonese Pineto, Notaresco Cesena. Si gioca al Bonolis, lo ricordiamo, San Moresi Senia, San Giustese Recanatese, e vi dico anche che si gioca giovedì. E siccome quando scende in campo la Serie D noi ci siamo, giovedì saremo in onda con Diretta Stadio, ma con un cambio, vero Andrea? Sì, ci sarà uno swap. Uno swap. Anche perché poi
alle ore 21. Diretta stadio ci sarò io, te farai invece sarai in conduzione dell'Abruzzo del Pallone, sì. Lo ricordiamo perché poi a seguire alle 21, appena finisce l'Abruzzo del Pallone, andrà in onda Velò. Esatto. Siamo sicuri che ci sarà Costantino? Come? Siamo sicuri che ci sarà Costantino? Giovedì sicuro, martedì no. Se perde come a te di quello, si no, mette a letto. Fermati, si mette fermati, a letto. Non, si, non fare pronostici, non fare pronostici e poi. Oh, scherzo sempre. Da casa scherzo sempre. Scatenare. Io sono temprato. Temprato. Dopo in caso andiamo a mangiare un po' di baccalà. Assolutamente. Un attimo distratto. Sì, mi sono un attimo distratto. Se mi sembrava qualcosa di pericoloso a distanza, invece no. Va bene. Mi consenti, stiamo finendo. Come posso, no? Posso fare gli auguri di buona Pasqua a tutte le società abruzzesi? Sì. E con l'augurio che le cose vadano sempre meglio per tutti. Noi ti auguriamo buona Pasqua anche a te, Aldo. Grazie, anche perché insomma qualche giorno fa siamo stati i tuoi ospiti per il tuo compleanno. È stata una bellissima serata. Abbiamo fatto anche un salto indietro nel tempo. Abbiamo rivisto alcune persone del mondo del calcio abruzzese. C'era anche Andrea che non vedevo da tempo. Uno, per esempio, Gianluca Di Biagio. Ammetto di non averlo riconosciuto. Ho riconosciuto solo a fine serata. Gli ho chiesto scusa, ma giuro non l'avevo riconosciuto. No, è stata una bellissima serata, ma è stata bella anche grazie alla vostra presenza, alla presenza di tutti voi, e di questo vi ringrazio. Grazie Aldo, grazie, buona Pasqua e in bocca al lupo, e speriamo di rivederlo certamente sulla panchina del Chieti l'anno prossimo ad Alessandro Lucarelli. Grazie mister. Grazie a voi. Grazie a voi. Buona Pasqua in bocca al lupo. Roberta, a te non do la buona Pasqua. No, noi ce la diamo giovedì. Noi ce la diamo giovedì, ce così diamo come giovedì. La daremo ai nostri telespettatori, e quindi ci vediamo giovedì. Assolutamente, giovedì non perdete, grande puntata, diretta stadio, Abruzzo del Pallone in serata Velò alle 21. Grazie Andrea Costantini, ciao Andrea. Ma c'è il replay domani, poi c'è Proteramo in contemporanea. Martedì comunque bando, ti auguro veramente di superare questo turno. Grazie. Non tanto per la Juventus, ma quanto per il mio amico Allegri. Quindi no. Poi c'è il trono di spade questa notte. Già, ecco, no, diamo gli appuntamenti. Domani sera c'è il replay con Enrico Rocchi. Si parlerà ovviamente del pareggio di venerdì, ma soprattutto ci proietteremo sul lunedì prossimo, quando il Pescara andrà a far visita a una delle due fanalini di coda. Carpi, poi martedì ci sarà Proteramo, parleremo della sconfitta contro il Pordenone, vedremo se ci saranno novità, e poi giovedì invece puntata praticamente una non stop di sport, pomeriggio diretta stadio, 19:30 l'Abruzzo del Pallone, ore 21 Velò. Oggi è stata grandissima vittoria di Philippe Gilbert, la classica monumento, la classica delle pietre, e la Parigi-Roubaix, vittoria bellissima, con un'azione straordinaria, non solo lui e Polit, poi insomma ne parleremo con dovizia di particolari. Grazie anche a te Andrea. Ciao a tutti. Grazie a Maurizio da qui in regia, grazie a tutta la squadra di TV6, davvero tutti, tecnici e giornalisti. Anche oggi è stata una lunga domenica, piacevole, soprattutto grazie a voi che ci avete seguito, e che ritroveremo giovedì per la diretta stadio e Abruzzo del Pallone. Buonanotte.